Siamo al San Domenico di Imola, che diciamo che è il luogo più classico della grande cucina in Emilia-Romagna, dove è un luogo dove in una cantina meravigliosa accanto a grandi vini si esprime la cucina di Valentino Mercatili, che ha raccolto il testimone direttamente da Nino Bergese, col quale giovanissimo ha lavorato proprio qui dentro. Una carriera tutta qui dentro e una carriera straordinaria, dove i grandi classici della cucina di casa della quale Nino Bergese è stato il più grande interprete italiano, è arrivata fino ad oggi con la sua capacità di un'innovazione sempre garbata, che ha mantenuto lo spirito e l'impronta dei piatti, ma che ci consegna oggi una cucina moderna. Proviamo a fare un gioco oggi, abbinare quattro grandi sangiovesi di Romagna per costruire così, in questo gioco, per costruire un menù e per avere un pretesto poi per chiacchierare di vino e anche di cucina. Il primo vino che sentiamo è il Sangiovese Tea dell'azienda Tremonti. La vigna del Tea è a Petrignone, quindi nelle colline che stanno tra Forlì e Faenza, dove tra l'altro c'è un territorio particolare che mescola alle argille delle sabbie molasse. E devo dire che effettivamente Vittorio Navacchia in cantina interpreta questo vino sempre con una grandissima eleganza. Allora, su questa eleganza si può costruire, proviamo a costruire anche un gioco così, tra virgolette, provocatorio. Sì, un po' provocatorio, ma una provocazione che io ho già creato e fatto 25-30 anni fa, mi trovavo in Piemonte all'epoca. E proposi un menù organizzato, una serata organizzata da Luigi Veronelli, e diciamo di nascosto io gli proposi un piatto che lui aveva letto il titolo, ma io non gli avevo parlato della salsa, e feci questa salsa con questo vino rosso. All'epoca era un vino rosso del Piemonte, perché eravamo in Piemonte, e feci questo piatto a base di vino rosso, pesci dell'Adriatico col vino rosso, che io trovavo sensazionale, estremamente fantastico, un abbinamento veramente meraviglioso. Prima dell'assaggio, diciamo, c'era molta suscettibilità nei tavoli, c'era questo vino rosso con pesce bianco, era una cosa abbastanza. Poi invece ha preso piede. Dirò che altri molti colleghi in Francia già lo facevano, in Italia molti colleghi mi hanno seguito. Oggi riproviamo la stessa cosa, un pesce dell'Adriatico con questo Sangiovese che ha dei profumi fantastici, una volta ridotto si concentra, perciò fa veramente risaltare quella che è la qualità del vino e la qualità del pesce. Ottima idea. Bergese cosa avrebbe detto di questo abbinamento? No, Bergese all'epoca, i Sangiovesi, diciamo parliamo di 30 anni fa, erano dei vini come li chiamavano da queste parti, da merenda. Piedina, squacquerone e uova fritte il pomeriggio. Invece adesso il Sangiovese si è imposto sulle grandi tavole del mondo e abbinando a dei grandi piatti della grande tradizione, romagnola e non. Si beve Sangiovese negli Stati Uniti, si beve Sangiovese in Asia, si beve Sangiovese dappertutto, perciò non è, hanno preso veramente l'importanza che gli è stata data e l'importanza che giustamente debbono avere. Sì, anche se diciamo che il Tea è l'occasione per una riflessione in generale sul Sangiovese di Romagna, che forse così potrebbe imboccare una strada più legata all'eleganza che alla potenza, perché poi nell'eleganza riesce a esprimere una complessità che altrimenti viene meno. Abbiamo qui il nostro filetto di branzino, abbiamo gli scampi e abbiamo gli spinaci e abbiamo la riduzione di questo vino, che l'abbiamo ristretto profumandolo solamente con l'ischia di pesce del branzino, in questo caso chiodo di garofano e pepe nero, e questo abbiamo il risultato di questa essenza di Sangiovese. Abbiamo una padella ben calda, saliamo un po' con gli schiampi e un po' con il branzino, un pizzico di pepe, e andiamo a rosolare il nostro branzino.
e rosoliamo il nostro scampo. Facciamo prendere un po' di colore, lo giriamo, poi lo passiamo al forno alcuni minuti. Nel frattempo facciamo appassire gli spinaci, che non devono essere bolliti, ma le foglie così fresche, padella leggermente calda, un filo di olio e gli spinaci, un pizzico di sale e li facciamo sudare così da soli. 3 minuti di forno. Scampi ben cotti, questo non troppo cotto, che rimanga, sì, cotto, però che si rimanga bello morbido all'interno. Prendiamo i nostri spinaci appena saltati e li mettiamo qui al centro. Il nostro branzino lo appoggiamo qua. E questa è una splendida cosa, questo scampo dolce con l'acidità di questa salsa è fantastico. Ecco qua, di nuovo un piatto apparentemente semplice. Beh, la pazienza è solo di far ridurre questo vino. Questo era, diciamo, siamo arrivati a 2 decilitri di salsa e 1 litro di Sangiovese. Anche questo piatto gli diamo appena un aspetto di colore e lo finiamo con un filo di olio crudo.